PD con segreto che non sa nessuno. Io sono più brava come traduttrice che come poetessa. Infatti una domanda che ti volevo fare è proprio questa. È proprio questa. Ultimamente hai tradotto Valéry, ma insomma sono tanti le tue Shakespeare, hai tradotto tantissimo. Allora, il mio Riccardo III è quasi più bello del Riccardo II di Luzzi. No, ma puoi avere ragione, perché come traduttrice sei formidabile. Non sono una falsa modesta, dico quello che penso. È vero, ma perché sei abitata dalla il poesia? Il mio Beckett... Quindi... è l'unico Beckett che fa ridere. Senti, gli altri non fanno ridere. Quello di Fruttero è una merda, ve lo garantisco. No, scusatemi, vi dico solo, c'è un personaggio in Aspettando Godot, si chiama Pozzo, che è un pazzo, un megalomane, somiglia a mio padre. Mio padre collezionava orologi. Pozzo arriva e dice: il mio tira fuori, non mi ricordo com'è in francese, bene, tira fuori un cipollone per Fruttero. Ma no, un extra piatto, ma vogliamo mettere la differenza? E non vi dico poi appunto Céline, come è stato tradotto. È un disastro, la gente non ha più amore per le parole. E l'amore per le parole, insomma, è l'amore fondamentale, no? del vivere. Tradurre è bellissimo, è come... Io quando ho tradotto Riccardo III, posso prendere ancora un secondo? Ma certo, siamo qui a ascoltare. Quando Riccardo seduce Lady Anne e le dice: sì, va bene, ammetto, vi ho ucciso il marito, ho ucciso anche vostro suocero, ma avrei ucciso il mondo intero, so I might live one hour in your sweet bosom. Come hanno tradotto gli altri? Per vivere un'ora soltanto nel vostro dolce grembo, per vivere solamente un'ora nel tuo dolce seno. Volete sentire cosa ho fatto io? Un endecasillabo stupendo. Ho sacrificato sweet, ma c'è una tale dolcezza in questo endecasillabo che non ce n'è bisogno. Per un'ora di vita in grembo vostro. Ecco, questo è tradurre. Ti premiamo e ti spieghiamo anche perché, insomma, ti conferiamo questo premio. Allora, in Patrizia Valduga, la giuria del premio letterario Castelfiorentino riconosce una delle voci più originali e più alte della poesia italiana contemporanea. Lo fa guardando in particolare ai versi di quel suo ultimo essenziale ed intenso libro delle laudi, apparso di recente per i tipi di Einaudi, versi necessari e magnifici, impetuosi e distillati, che suggeriscono il compendio di una protratta obbedienza alla chiamata della poesia, rigorosamente svolta, con discesa in tutta la vasta gamma delle sue richieste, rispettandone tempi e modalità, luci e ombre, silenzi e piene musicali. Il suo sostanziale mistero di esaltante, qualificante, resistente e imperituro strumento umano, naturalmente riferendomi a un titolo celebre del nostro Novecento. Sta di fatto che della raccolta degli anni Ottanta, Medicamenta e La Tentazione, a prima antologia, dalle poesie di Nuovo Millennio di Quartini e Seconda Centuria e Lezioni d'Amore, a quest'ultimo libro delle laudi, l'opera di Patrizia Valduga si situa di diritto a quel denso crocevia in cui l'annizione di una propria immagine di donna chiamata dalla poesia coincide perfettamente, partecipandovi nel profondo, con una sorta di grande riconoscimento del mondo, un'annizione integrale e profonda tra corpo e anima, carica di tutte le sue dolorose contraddizioni ed inspiegabilità, ma anche dotata, come accennavamo, ai fascini e a possibilità di riscatto. È là che la personalissima ricerca poetica della Valduga, espressivamente tesa al recupero e alla contaminazione delle forme più illustri della nostra tradizione, assume i connotati di un'attuale straordinaria testimonianza umana, vivida ed inclusiva, culturalmente consapevole, e proprio in questo, completando con umiltà e magistero, un dono immenso ricevuto. C'è un dono, vedi? E piace qui ricordare e condividere stasera, festeggiando Patrizia in Toscana, a pochi chilometri da Firenze, tra i numerosi pareri favorevoli che la sua opera ha saputo meritarsi, quello ambitissimo e del tutto condivisibile avanzato a suo tempo da Luigi Baldacci, no? Che vogliamo ricordare. Baldacci diceva quello che possiamo dire anche noi stasera: non so trovare o vedere oggi
un linguaggio poetico che sia più linguaggio di questo. Brava Patrizia, davvero, brava, brava veramente. No, devi prendere il premio, Patrizia, c'è il sindaco che ti insegue col premio. Con... Vieni. Questo è il premio che viene consegnato. Che cos'è il... Spiegaci, sindaco. Sindaco, ci devi spiegare che cos'è questa... Il premio all'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e che quindi noi doniamo volentieri, rappresenta una medaglia che rappresenta l'Italia. Perché abbiamo il patronato, no, non abbiamo l'alto patronato del Presidente della Repubblica. E, questo è, e poi c'è naturalmente la Banca Italiana che aiuta il nostro premio, il premio a chi veramente merita per la poesia. Grazie. Grazie a lei, tanti auguri.